Sono riuscito a smettere di fumare, ma non sono riuscito a smettere di farlo. Io ho 27 anni, ho iniziato a usare l'eroina a 17, quasi 18 anni. Le persone che vengono a Villa Marini che si vogliono curare stanno male, quelle che non vengono stanno male due volte. E ci è venuta in mente di fare delle riunioni addestrate per andare poi a incontrare quelle persone che ancora stanno usando sostanze in strada. In questo momento loro stanno ancora usando sostanze, non hanno intenzione di smettere, però noi stiamo qui sia per essere pronti quando loro fanno le richieste, ma anche per cercare di non farli morire, perché noi facciamo interventi di overdose, proprio perché giustamente un tossicomane vivo si può curare, una morte non si cura più. Il lavoro che andiamo a fare appunto è dare siringhe pulite, raccogliere quelle usate. I primi tempi, quando davo siringhe nuove a questi ragazzi 17-18 anni, ho avuto un po' delle crisi di coscienza, nel senso io ho due figli adolescenti, per cui mi dispiaceva, mi dava proprio dolore. Però se poi pensavo che tutto sommato questi ragazzi, se non gli avessi dato io siringhe nuove, l'avrebbero magari prese da altre persone, avrebbero comunque preso siringhe usate e raccolte da terra. E quindi ho detto: ok, va bene, meglio così. Boom. Nel senso, cosa vuol dire? Boom. Nel senso che quando arriva la botta, lo schizzo, il flash, diciamo, chiamiamolo così, nel cervello, caschi per terra. È difficile smettere di fare se non riesco a smettere di farmi. Sono riuscito a smettere di fumare, ma non sono riuscito a smettere di farmi. Io sono 30 anni che mi faccio le cose. La cocaina arriva all'ippocampo, al cervelletto, quello praticamente è come se tu vai a rota di sesso. Questo è un ragazzo ucraino che di 24-25 anni che hanno trovato morto una domenica mattina qui. È successo di domenica mattina quando comunque il camper non c'è, perché noi qua ci siamo dal lunedì al venerdì. Questo altarino l'ha fatto la mamma, e quello che ci ha a me e ai miei colleghi sconvolto è il dolore di questa donna che a un anno di distanza ancora non riesce a riprendersi. Lei non se la perdona. Infatti qui c'è scritto: perdona questa mamma, a volte stanca, a volte distratta. Perdona i suoi rimproveri perché erano a fin di bene. Perdona questa mamma assente e non dimenticare che tu per lei sei l'amore più grande. Quello che si fa all'interno è la naturale prosecuzione di quello che viene fatto anche negli interventi esterni. In questo caso parliamo di Tor Bella Monaca, perciò la finalità dell'unità di strada è quella di agganciare le persone, perciò viene fornito un servizio
sul posto, ma con la finalità chiaramente di conquistare la fiducia di queste persone, cercare di agganciarle e cercare di convincerle a venire a frequentare i servizi per poi iniziare un percorso terapeutico. Io ho 27 anni, ho iniziato a usare l'eroina a 17, quasi 18 anni. Quel camper è stato uno slancio per entrare qua, però comunque è partito tutto da lì. Sono 2 anni che frequento il servizio, ho problemi con quasi tutti i tipi di sostanze, in particolare la cocaina. Mi trovo dall'esattezza da quando ho 13 anni, ho usato un po' tutto, anzi ho usato quasi tutti i tipi di droghe tranne che lo shabu, perché non è che si trova facilmente. Ti trovi bene qui? Mi trovo bene, ho avuto delle difficoltà che gli operatori mi hanno aiutato a superare, perché poi si dice che il vero risultato è quando esci là fuori in mezzo alla strada, insomma, no? Qua puoi fare puoi aggiustare delle cose, puoi smussare, ma poi quando stai là di fuori sei sempre da solo, insomma, capito come? Non c'è più Villa Maraini, che io la chiamo mamma Maraini, perché per me è diventata quasi una famiglia qui.